GoPro registra video. Ciao a tutti ragazzi, sono Manolo Engler e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui ai Laghi Carpanea in provincia di Como, il paese è in Verigo, e cercheremo di pescare qualche storione, una pesca che non faccio mai, ma che nell'ultimo mese ha iniziato a prendermi un pochettino di più, in quanto il tiro alla fune piace sempre a tutti. Oggi pescheremo con due canne, una canna da car fishing da 3,5 libbre e una canna da siluro che utilizzo per pescare i siluri in fiume, che è una canna da spinning da 150 grammi. Sulla canna da car fishing ho messo un pippotto da 35 grammi e pescherò a pellet, un pellet abbastanza grosso. Invece l'altra canna, quella da siluro, la metterò a fondo e ci innescherò del grana padano oppure del salmone, a seconda di quello che hanno voglia di mangiare gli storioni. Vi faccio vedere gli inneschi e facciamo i primi lanci. La montatura sulla canna da car fishing è questa, pippotto scorrevole da 35 grammi con tanto di stopperino sul filo qui in fondo, a circa 4 metri. Il pippotto è già piombato e quindi questo piombino da 10 grammi serve soltanto per portare il terminale sul fondo. Una bella girellina abbastanza grossa e l'innesco di due chicchi di pellet su amo dell'1.0. Amo BKK, ovviamente che non mi ha fornito BKK ma che ho pagato io. Male male BKK. Male male. Poi l'altra canna, quella da spinning, è un mulinello col bait runner, quindi può mangiare quanto vuole col bait runner aperto, un piombo da 30 grammi, ignorantissimo. E il terminale con due cubetti di formaggio su amo del 3.0, sempre BKK. Ovviamente, dato che è tutto a rilascio, gli ardiglioni sono schiacciati. Raga, regalo ragazza, un po' usata però, soprattutto di cervello. Minchia, sono una ripresa ignorante. GoPro registra video. Tirato sul pippotto. È saltato una storia. GoPro registra video. No, era una tiratina. Comunque era uno storione. Stanno succedendo cose subito appena arrivati. Cose stranissime. Canne che partono, Clara che canta. Non so, dai, speriamo che qualcosa mangi e rimanga attaccato alla mia esca, perché dovete sapere che lo storione per mangiare succhia e quindi in teoria dovrebbe succhiare e la... GoPro registra video. Ciao. Un pesce gatto, è anche bello grosso, mi ha anche fatto la doccia. Guardate qua che bonzo, ha mangiato il formaggino, eh. Via.
Devi per caso ricordare qualcosa chi sta guardando il tuo video? Allora, dovrebbe essere scontato, però io vi ricordo ragazzi sempre di iscrivervi al canale, di accendere la campanella per rimanere aggiornati su nuovi video e soprattutto se il video vi piace di commentarlo e non so, mettere un like magari, anche un dislike se il video vi fa cagare. Non sono... come si dice? Non sono... Non sono, basta. Ok. GoPro registra video. Che bellino sia. Sì, non è enorme, però gira. Ah, bellino. È una bella ripresa vicino. Non so di che tipo, però è una storia. Ok, l'ho slamato. Adesso lo giriamo. Bellino! Ciao bello, grazie. Vai, vai, vai! Si è impiantato. Olè! Quindi? Niente, stavo facendo la pipì, mi è partita la canna. Tanta roba, dai, il primo storione è arrivato. 20 minuti di pesca molto intensi e Bomba! sembra davvero una bella sessione. Raga, dato che sono storionista da tipo 2 ore e non conosco le varie specie di storione che ci sono, se mi fate cortesemente il piacere di scrivermi nei commenti che tipo di storioni tiro fuori, così anche da avere un'idea di che pesci sto pescando e niente, per la prossima volta saprò dirvi anche cosa ho tirato fuori. Grazie. Sono golosi di formaggio. Qua decisamente più piccolo dell'altro. Vediamo se riesco a slamarlo. Sono pesci gatto o pesci topo questi che mangiano tutto sto grano? Che battuta Questo di era pessimo. merda! Davvero, un dislike per questa Vi battuta. prego. Minchia. Eccolo, GoPro registra video. GoPro registra video. Affangulo.
sentito? Fanculo. Sei pronta, mamma? No, ho perso. Già. Ma c'è cosa? Eccolo, eccolo. GoPro registra video. No! No, per una volta che riprendo. Io ti uccido. Sapete come si dice in questi casi? Ma non si porco può dire. Di... Che era una mangiatina scrausa. Oh, il pippotto, il pippotto, il pippotto. GoPro registra video. Clara, registra video. Che bravissima. Pronta? Io da mo' che ero pronta. Bello, storione. Vedo, Adesso mi arriva l'amo in fronte. Speriamo che non si slanchi, c'è la possibilità. Andiamo, ma arriva in fronte. Pensavo c'è una ripresa qui contro cazzi. No! È slamato. Niente, raga. Sembrava si fosse rotto, invece si è soltanto slamato. Bello storione. Peccato. Comunque, iscrivetevi anche per me che sto passando qua delle ore a rompermi il cazzo. Grazie. Bene ragazzi, ho tolto il formaggino, dato che era un po' che la canna era ferma. Adesso metto su un bel pezzettino di salmone affumicato, giusto per fare un pochettino di odore nell'acqua e vedere se mangio qualcosa. Dato che non ho il filo di nylon, lo fermerò con del semplice filo bianco da andare a cucire. Vedere la tua opera d'arte. L'opera d'arte è questa, con tanto di filo d'erba secca che da quel tocco di contorno. È la misticanza, è la misticanza che allo storione comunque piace, ne sono sicuro. Vedremo, okay. Vediamo i feedback dei pesci. Niente ragazzi, da un'oretta a sta parte sembra tutto molto più calmo e qualche partenza sporadica sulla canna che ho messo a fondo. Il pippotto non sta dando i suoi frutti, quindi il pellet non lo stanno cagando più di tanto. Adesso ho messo su un bel bocconcino di salmone e vediamo di fregare magari anche qualche bel gatto, qualcosa che passi di lì e senta l'odore del salmone affumicato. Niente, vi tengo aggiornati, state connessi. Sento le mangiate sul filo e qualche pesce gatto magari che cerca di mettersi in bocca al boccone, ma è troppo grosso. Hanno assaggiato il salmone, boh, vediamo se partono. Porca troia! Niente, è andato. Quota? Porca troia. No, no, quante ne hai perse così? Tanti. Mi ha portato via un po' di salmone. Rinneschiamo. Ok, questa qua è andata. No, ce l'ho. Io non so cosa stavo riprendendo. Studio.
sembra anche bello. Non dire un cazzo. La gente va a mangiare e noi siamo ancora qua. Un pinocchietto, no? Ciao, bello. Ok. Poverino, si è preso su una pinna da solo, come un pirna. Come un pinna. Ok. Ultima mezz'oretta di pesca, ci stanno massacrando le zanzare. La Clara non lo sa. Ultima cosa! Pensavo che stessimo andando via, invece no, ancora mezz'oretta. Nel frattempo abbiamo avuto un'altra partenza sul pippotto innescato col salmone innescato. E niente, inizio a non aver più sangue nonostante l'autan. Sono cattive queste zanzare, cattivissime. Hanno fame come me. Ho dei pesci. Va bene, a dopo. Sai che è un gatto? Posso avvicinarla? Tanto con la GoPro non penso sia qualcosa. Ho fatto il bagnetto.